Ok, guys, riprendiamo con The Broken Bond. Andiamo da là. Abbiamo finito l'altra volta le mie... Adesso non mi ricordo adesso la missione. Ah, adesso non mi sbaglio, questa è la di Choshibo. Whoops. Sorry, Choji. Naruto! Do you know what you've done? That was the last potato chip in the entire village! Huh? What was? The chip you just stepped on! It was the last one! And everyone knows the last chip in the bag has the best flavor! Hey, I said I was sorry. What's the big deal, anyway? It's just a potato chip. It's not like you're gonna starve without it. What are you saying, that I'm fat? Hey, I never said fat. Oh, that is it! You're going down, pal! Uh-oh. Se lo dici tu, Choshi. Allora, guarda, sei un trippone di merda. Che cosa? Non morirei mica di fame. Ha ragione, Naruto, non muori mica di fame se non mangi quella patatina. Idiota. No. Perché non riesco a farla bene? Vabbè, dai, facciamo così. No, vaffanculo. Choshi, vaffanculo, Levati. Adesso ti faccio vedere io. Rasengan! Choshi, dove vai? Ah. Boom! Dai, Choshi. Ciao, Choshi. I'm sorry, Naruto. I didn't mean to fly off a handle like that. It's just that I'm so hungry. These chips are my favorite. Wow. I didn't realize you were so strong. You're pretty good, too. Oh, but what am I gonna do now? There's gotta be potato chips around here somewhere. In fact, I'm pretty sure I saw whole crates of them. You can stock up. Really? Where? Adesso devo andare a trovare le patatine con Choshi. Andiamoci conto, signori. Eccole qui. Adesso dobbiamo fare il proiettile umano travolgente. Sì, lo so come funziona. Via. Ecco qui. Adesso dobbiamo andare a trovarne altre 7. Ecco, già una è qui. Via. Visto che è figata, ragazzi, ste cose. Figate ste cose, questo, vero? È questo che mi piace di questi titoli. So che vi annoierò fino alla morte ripetendo le stesse cose. Questo che cazzo fa? Pensavo fosse un nemico, ho detto questo qui ha l'aria proprio di un nemico. So che vi annoierò, lo ripeterò fino alla morte. Fino ad annoiarvi a morte, più che altro. Ma, veramente, questi minigiochi, queste missioni secondarie, mi piacciono un casino. Mi fanno impazzire, rendono il gioco più... Prima cosa più... dove cazzo era? Più lungo, cioè possiamo giocarci... Sarà un... Le ore di gioco aumenteranno. Cioè non saranno quelle tipo 3-4 ore di gioco per finire la storia e boom, finito. Ci sono anche le varie quest secondarie che aiuteranno appunto a aumentare la durata dei nostri gameplay. Questo è quello che ci si aspetta da un titolo di Naruto principalmente. Cioè guardate, ragazzi, io non è per dire che la serie Storm fa schifo. La serie Storm, anzi, io adoro la serie Storm. Il gameplay, la storia mi piace molto. Determinati punti della storia mi piacciono, per esempio tipo i boss, lo stile del gameplay sì, ma come diciamo quest non tanto, perché sono molto... qua possiamo aumentare, mi sa, più punti. Ah no, di Naruto solo, sempre possibile solo di Naruto. No, infatti loro non si può. Si possono aumentare loro. Allora, vediamo, possiamo aumentare... No, vedete, non li possiamo aumentare al momento. Possiamo aumentare solo Naruto. Allora, direi di aumentargli...
le tecniche, va? Via. Come stavo dicendo, appunto, la serie Storm è bellissima. Però, cioè, il primo Storm è stato, anche come Free Roam era bella, cioè, aveva anche dei minigiochi e questo mi è piaciuto. Però da Storm 2 in poi non l'hanno aggiunti più, le hanno tolte, hanno messo una Free Roam limitata. Cioè, non è un 3D, non è neanche un 3D, sembra più in due dimensioni più che altro, perché bisogna andare, cioè, ci sono determinati posti solo da visitare senza poter avere, cioè è una strada dritta, una strada, un percorso da seguire e non si può andare oltre quel percorso. Questo è il brutto del, però come livello di gameplay, di boss battle, di grafica, non posso dire che non sia meglio, per carità. Però bisogna anche dare atto che questo gioco, che la Ubisoft si è veramente impegnata nel realizzare questi due titoli, hanno ottenuto, con me almeno personalmente, un ottimo successo. E poi vabbè, ognuno la pensa come vuole su un gioco, ognuno è libero di pensarla come vuole, lo ripeterò sempre fino alla morte. A me può piacere di meno Storm, come a voi può piacere un casino, tipo gli date 200 un voto di 200 invece di 10. Cioè, ognuno la pensa come vuole, signori. Sto vaneggiando, però vabbè. Allora, è là sopra, ecco lì. Non posso salire da lì perché c'è il cornicione. Quindi, signori, spero che abbiate compreso i miei punti di vista inerenti a questi giochi. Ok, adesso dobbiamo andare a We Must Be Talk with Naruto. Ok. No, la monetina, mia monetina. Ne ho un bel po' di monete, signori. È stato più è più facile trovare qui che in Rise of Ninja. Perché Rise of Ninja non è che siamo arrivati chissà dove, dato quel problemino che non so se si risolverà. E si risolverà, ecco, vabbè, poi ne parleremo più avanti su Kimi. Potete trovare gli aggiornamenti inerenti a questo sulla pagina di Facebook. E potrete trovare, magari potete sapere il giorno stesso che cosa farò, se magari il reclamo è andato a buon fine o meno. Ma adesso ne riparliamo meglio, aspettate. Well, did you find them? I found some, but they're not the right kind. I like Galbi barbecue potato chips. These are a different brand. So, what's the difference? Galbi potato chips are made with the best kind of potatoes. The barbecue flavor is rich and not too salty, and the seasoning doesn't overpower the taste of the chip. But these are the competing brand of chips. They're greasy and salty, and the barbecue flavor doesn't taste like anything at all. I can't eat these. They're just substandard. Okay. Well, if you feel that strongly about it, why don't you go right to the factory and ask where all their chips went? A big company like that? They wouldn't want me bothering them. With what you just said, it sounds like you know more about it than they do. Come on, if you're that nervous, I'll go with you. Well, all right. The factory's not far from here. I'll grab some snacks for the trip and meet you at the gate. That's Joji. Always thinking about snacks. Quindi adesso dovrei andare anche alla porta per accompagnare questo deficiente trippone con problemi di peso. Allora, ovviamente, signori, poi ne discuterò assieme a voi. Vedo se farò un video anche, non lo so, per vedere come procedere inerente a Rise of Ninja. Dobbiamo parlare nuovamente. Ma Naruto, let's go! I'm starving! Ok, stai calmo, trippone di merda. Una moneta. Quella grande, dai. Allora, e vedremo come dovremmo procedere, signori. Perché, come ho già detto, c'è la possibilità di caricare la guida, di continuarla, facendola senza scene di intermezzo prese dall'anime. Però, senza queste scene, purtroppo, sarà una storia incompleta. Perché nel senso che determinati punti non si capiranno senza le scene, magari. Non è che dico che siete scemi, che non conoscete la storia, però si poteva apprezzare di più con le scene tratte dall'anime, capite? Questo è quello che voglio dire.
Poi vabbè, vediamo come andrà 17. Altrimenti faremo così o faremo in un'altra maniera. Provo inoltrare anche un secondo reclamo, perché veramente, signori, io non mi sono rotto le scatole ogni volta, sempre a me. L'hanno fatto anche ok, l'hanno fatto anche prima. Vediamo un attimo, scusate, dove devo andare. Zoom, capito. L'hanno fatto anche quando ho caricato Assassin's Creed Black Flag. Fino alla sesta parte, ok. Dopo la sesta parte, boom, copyright. Cioè, perché lo fai? Per quale motivo? Cioè, mezzo mondo sta caricando la guida. E non penso che siano tutti partner o Ubisoft o Microsoft o quelli, qualsiasi partner abbia, non mi interessa. Cioè, ma mi sa che anche quelli senza partner la facciano la guida. Quindi non ho capito per quale motivo non gli garbi questa situazione. Cioè, va a prendere solo con noi perché siamo principalmente Messi Morollo hanno toccato questi copyright. Perché ve la prendete con noi? Perché siamo youtuber piccoli, stiamo emergendo ora e quindi volete tarparci le ali già da subito? Cioè, non ci volete dare speranze di emergere? E non è che porto Assassin's Creed perché ho detto, minchia, faccio un sacco di visualizzazioni e prendi i big money. Cioè, no. Io porto una guida, ve l'ho detto sempre, perché mi piace quel gioco. Esclusivamente per quello. Ve lo posso dire senza... Porca miseria. Minchia, Yoshi non è la scelta più adatta. No, riprova, premi. Cioè, io infatti mi avete chiesto anche in un video, mi avete chiesto di portare altre guide, non solo Dragon Ball o Naruto o, diciamo, portare qualche gameplay. Perché non si sta fermo? Guardate un attimo, io... No, non rimane. Cioè, capite, io vorrei portarle, per carità. Però se qui diamo copyright... Aspettate un attimo. Prendi pillola. Non posso prendere la pillola. Scusate un attimo, come cazzo si passa di qua se ci sono ste bombe della fist... Porca. Sto leggermente screlando. Allora, qui c'è una sequenza. Aspetta un attimo. No, mi sa che dovrei andare indietro, mi sa, eh. Mi sa che dovrei fare l'altra strada. Fatemi controllare, perché mi sa di sì. Sì, infatti potevo andare lì. E io come cazzo ci passo? Se non ho Neji, che faccio? Me la piglio nel culo. Non lo so. Andiamo così, signori. Che volete che vi dica? Saltiamo, evitiamo le carte bomba quando riusciamo. Ecco, neanche il tempo di dirlo. La strada è già bloccata di qua. Qua anche chiuso. Cioè, alla fine dei conti devo tornare indietro. Sì, vabbè, carte bomba del cazzo. Prendiamo una pillola. Levatevi da... Allora, stiamo calmi. Vai. Quindi, signori, io provo, tento il tutto per tutto. E volevo portarvi anche tutta la serie di Assassin's Creed. Non pensate che io non voglia portarvi le guide, cioè, anzi, a me farebbe piacere portarvi qualcosa di differente rispetto ai soliti Naruto, Dragon Ball, anzi, per carità, sarebbe una cosa strafiga. Bisogna vedere se YouTube mi consente appunto di poter proseguire, di procedere appunto a fare questo. Perché devo fare sempre così? Allora, aspettate un attimo. Fatemi ragionare 2 secondi. La moneta è ancora qui, lol. Non l'avevo già presa la moneta, però boh. Prendiamo un'altra, che volete che vi dica, signore? Ne prendiamo altre. Allora, Yoshi lo piazziamo qui perché è un trippone di merda. E mandiamo Naruto.
Ecco fatto. Primo ostacolo superato. Cioè era facilissimo alla fine dei conti. Via. Penso di aver disattivato le trappole. Quello lì che intaglia in mezzo alle trappole. Molto intelligente. Boh, vabbè. Che okay. Dov'è che potevo usare il proiettile? Ah, ok, sì, sì, hai ragione. Sì, devo creare il ponte. Adesso per costruire a Yoshi di usare il proiettile umano e spaccare quel pezzo di muro. Quel muro, no. Perché non è un pezzo. Cioè, pensate, io volevo portarvi tutta serie di assinghiti, come ho già detto. Poi volevo portarvi anche, volevo provare a portare COD. Perché secondo me COD uscirà, non mi dà tanto copyright. Poi cosa ci può essere anche? Vediamo un pochino. Fatemici pensare. No, quello non lo sfido, che sennò perdiamo troppo tempo. Vabbè, dai, sfidiamolo, va. Però con Naruto. Via, fatti sotto. E poi minchia. Bravo, sei un fottuto genio. Senti, vedi che adesso usare anch'io le combo, idiota. Anzi, ti faccio vedere anche una madamossa. La so fare anch'io questa. Vai, Rasengan! Rasengan! È un ninja jonin, quindi era ovvio che sarebbe stato così forte. Però il Rasengan ti manda a quel paesino. Ciao! Fatti sotto. Andiamo, money, want a big money. Non ho preso un cazzo. Allora, il ponte si è spaccato adesso. Però, noi possiamo fare così. What's up? Visto? Che culo, meno male, stavo per cadere. Qua non ci sono monetine, no, eh. Là c'è una, ci sono tante persone. Well, if it isn't Choji Akamichi. You know who I am? Of course I do. You're our very best customer. But I bet I know why you're here. You can't find any of our potato chips, can you? It's terrible. My staff's going to work for the rival company because I can't pay them. But why? What happened? The shipment is all ready to go, but somebody's blocked the tracks, and I can't get the delivery through to the village. Is that your only problem? No sweat. Choji and me can clear the way. But Naruto, I don't know if we'd be able to take on a job this big. Don't you think we should maybe ask someone stronger? Well, you are really strong, Choji, so it should be easy. You really think so? Sure. And you want to help, don't you? You bet I do. Look out, 'cause here I come. Ok, andiamo. Libera i binari. Liberiamo sti cazzo di binari. Guardate voi che dobbiamo fare adesso. Guardate voi. D'altro modo ci fanno guidare anche il treno. Let's get this guy. No, Naruto, I'll handle this. Oh oh, hai fatto incazzare Choshi. Ninja delle patatine. Comincio a odiarlo questo ninja. Combo, voglio le combo. Combo, 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 combo. Ami e bella residute. Perché sto facendo così? No. Oh, non ha la, quella tecnica lì. Non ha la tecnica. Non ha la tecnica quella lì. No, non ce l'ha, mi sa. Quella dell'espansione degli arti. Guarda, levati, che ti faccio anche la massa suprema, va? Devo premere ripetutamente. Adesso ci divertiamo, guardate. Devo arrivare sul mio bello. Guardate che figata.
Ciao. Careful, Naruto. There are traps all along these tracks. We'll have to disarm them if we want to get through. Traps? Don't be silly. Look, the road's perfectly fine. Ah, ok, adesso utilizziamo queste tecniche. Ecco, era questo. Vedete? Così funziona. Guardate che figata. È figata, è troppo strafigo. È troppo strafigo, mi piace troppo vederlo. Ok, basta scherzare. Ok, faccio il serio. No, proprio troppo in fretta. Dobbiamo stare attenti. No, qua dovevo andare più. Con calma. Dove cazzo devo andare? Mi aveva rincoglionito la visuale. E adesso come la apro? Ah, devo venire con Choshi. Dillo, figa. Cioè, dillo che devo venirci. Ah, dato che ci siamo, riuniamo la squadra. Giusto, signori. That's far enough. I suppose you think you're pretty strong getting this far, but I'm not letting those chips through. Wait a minute. I know you. You're the head of the other chip company. What are you trying to pull? Galbi has had a monopoly on chips in this town for too long. Now that I've closed them down and stolen their staff, everyone will have to buy my chips. No, that is it. Not only do you sell terrible chips, but you're trying to keep me from eating the good ones? I guess you'll just have to get used to it. Take care of these kids, and make sure you block the tracks again when you're done. Non ce la farei di certo a bloccarmi. Vai, Choshi. Aia, fa male. Minchia, questo qui è una rottura di scatole, sarà. Aia, fa male. Comincio a odiarlo questo ninja. Dai, fatti sotto. Ah, ho sbagliato. Dai, ti faccio male adesso. Anche se ho sbagliato tasto ti farà un po' male questa. Un bel po'. Oh. Levati. Però la tecnica è livello 3. Ah, con X è ancora meglio. Ti farà ancora più male. Vediamo quanto danni toglie. Qual è 209 adesso? 293. Beh, diciamo buono. Ciao. Manca l'ultimo. Vieni qui, dai, fatti sotto. Ah, il capetto. Dai, fatti sotto. Dai, adesso tocca a Naruto, però. Boom. Dai. Voglio finirlo con Rasengan. Però ho un bel po' potenziato. Minchia, questo gli farà malissimo. Se al massimo gli farà male. Guardate, guardate, guardate. Non ce l'ha fatta. Vediamo quanto. 479, ottimo. Wasn't that... Don't worry. I don't think he'll be bothering you again. And if he does,
You know you can call on us! I certainly will. The tracks are completely clear. All I have to do is send the shipment through. Thank you for all your hard work. Yeah, it was nothing. Consider it a repayment for the fantastic chips. Well, the next time you're in the area, you stop by. I'll have a whole crate of those chips waiting for you. All right! Perfetto, signori. Adesso abbiamo terminato anche quest'altra missione. È durata un bel po', eh? Cos'è quello? Ah, una carta. Una carta ninja. E chi è? Oh shit. Per poter avere questa carta dobbiamo battere la nonna Tsunade. Dai, Grandma Tsunade. Vai, con Rasengan. Sengan! Ah sì, c'è anche questo, me l'ho dimenticato. Le carte ninja da trovare nel gioco. Sono molto... Sono, dovrebbe essere una trentina se non erro. Bisognerà trovarle appunto nel gioco, in determinate zone. E dopo aver, prima di, per ottenere dovremmo battere appunto il ninja che le rappresenta. In questo caso è stato Tsunade. Però, voglio fare l'altra volta il Rasengan, però stavolta potenziato. Non ho avuto paura e onestamente non ho voluto aspettare a fargli a livello 3, da livello 2 in su, non ho voluto rischiare. Via! No, sì, non la fai quella tecnica, Tsunade. Non la farai. Vai, mandiamoci Oshi, va. Aio. Cercherà sempre di utilizzare questa cazzo. Ah, ti è andata male, Tsunade. Via. Ah, Tsunade. Hai perso. Hai perso. I soldini, ovviamente. Un bel po'. Ok. Abbiamo già una carta. Allora, signori, come avevo detto prima anche, no? Io volevo portarvi appunto anche coso. La saga completa di Assassin's Creed. Sapete quanti video sarebbero usciti? Al minimo dovevo fare parte di 40-50 parti. 50 minuti. 40-50 parti? 40-50 minuti. Però ne sarebbe valsa la pena, almeno avreste gradito. Cioè, io adesso ci provo. Partirò dal primo. Per vedere che mi sa che sarà quello con la minor percentuale di copyright, secondo me. E poi andremo a proseguire. Ovviamente faremo il 2, il 3, Revelation, Black, il 3 e il 2, Brotherhood, Revelation, il 3 e poi ovviamente Black Flag. Però adesso direi che, signori, per questa parte la facciamo finire qui, perché, cioè, nel senso, arriviamo al villaggio, portiamoci Oshi e finiamola qui, perché siamo già a 29 minuti di video quasi, quindi non voglio dilungarmi troppo. Poi, allora, direi di caricare la vita a me e a Oshi, va? Poi, il chakra no, il chakra si ricarica da solo, quindi prendiamo un po' di pillole. C'è una, ne potevo prendere, figa. Allora, andiamo. Ritorniamo al villaggio della foglia. Intanto vedete, il chakra si sta ricaricando automaticamente, quindi non ci sarebbe stato bisogno di utilizzare una pillola. Dai, voglio un po' di big money. Dai. Mi piace troppo quando cammina sull'acqua. È troppo figo. Dai. Dannazione.
No, ci stavi provando, Furbastro. Dai, Oh, wow! A whole crate of chips! I can't wait! And I couldn't have done it without you, Naruto. No problem, Choji. If you need my help with anything, you can always come and ask. Perfect, signori. Allora, direi che per quest'altra parte di Broken Bond è tutto. Spero vi sia piaciuta. Vi ricordo come al solito di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere piace alla pagina di Facebook, seguimi su Twitter, di andare su YouTube se volete acquistare giochi, abbonamenti o diritti in sconto. E noi ci vedremo nella prossima parte di The Broken Bond. Ciao!